100 anni dalla morte di Max Weber, un convegno rigorosamente online raduna i sociologi italiani per riflettere sul grande intellettuale tedesco, Tommaso Ricci. C'è un drammatico e iconico legame tra il nostro tempo e quello del sociologo tedesco Max Weber, morto un secolo fa. La mascherina, l'emergenza sanitaria. Ieri detta spagnola, oggi più neutramente Covid-19. Lui, il Max della borghesia, come fu definito, per aver disvelato i meccanismi della vita sociale, dalla pandemia d'allora fu estromesso dalla vita, dopo aver lasciato un patrimonio di idee e riflessioni diventato un autentico giacimento. Ed è per questo che un convegno come quello promosso dall'Università Federico II di Napoli sulla figura del pensatore tedesco assomiglia tanto agli stati generali della sociologia accademica e non solo d'Italia. Magatti, Sapelli, Ferrera, Trigilia, tantissimi partecipanti per 3 giorni di dibattiti. Mai come oggi oggetti come una mascherina, un ventilatore polmonare ci rivelano tutto il rimosso del modello occidentale, dove la morte diventa una scelta calcolabile e non la manifestazione della finitezza dell'uomo. Sullo sfondo la domanda: può la riflessione di un sia pur profondo intellettuale d'inizio Novecento suggerire qualcosa ai tempestosi tempi odierni? Tutto è cambiato nel frattempo, tranne una cosa fondamentale che assillò Weber e non solo lui. La razionalità umana basta ad opporsi alla dissoluzione di ogni senso nel divenire della storia? Ha la ragione la forza di incorporare il male e il dolore? La vena inquieta e anche tragica dello scienziato sociale Weber ce lo rende vicino e contemporaneo.